Quando c'è la solidarietà in campo si diventa anche cantanti, insomma si dà una mano anche da ex giocatori, la nazionale cantante quest'oggi per te, Roberto. Sì, non è la prima volta, comunque mi fa sempre piacere. Quando c'è da fare qualcosa per beneficenza, sono sempre pronto a fare una sudata, anche perché l'ho fatto per tutta la vita, mi sono divertito sempre, quindi è anche una causa buona, quindi non vedo perché non dovrei farlo. Perché oggi insomma, ci aiuta la Caritas, che insomma, è uno degli enti più importanti a livello nazionale, che cerca di dare un aiuto concreto a chi ne ha veramente bisogno. Sì, infatti questa è un'associazione sicuramente che dà grande affidabilità e quindi ancora c'è più voglia appunto per dare una mano a persone che si adoperano appunto per fare beneficenza, per dare una mano a chi ne ha bisogno. Per noi è un divertimento e quindi credo che sia con grande piacere facciamo queste cose qua, sperando che vada tutto a buon fine, insomma. Da grandissimo giocatore, come valuti il ritorno dell'Hellas Verona finalmente in Serie A? Beh, penso che sia una grande società, una società di prestigio che con grandi tradizioni, grande storia, quindi penso che sia tornata nella serie che più gli compete. T'avevo visto prima chiacchierare in maniera amichevole con Luca Ceccarelli, cos'è che vi lega tra voi due? E siamo tutti e due di massa, siamo nati di massa, quindi siamo compaesani. Come valuta il campionato di Luca? Insomma, capitano del Verona, quest'anno non ha trovato un minutaggio altissimo, però ha dato grandissimo contributo. Mi ricordo su tutti il gol di Empoli al 95esimo, che forse è stata la chiave di volta della stagione. Sì, sicuramente lui è una grandissima persona, una grande personalità in uno spogliatoio, anche se magari gioca poco, però sicuramente ha dato un contributo grandissimo per questa promozione in Serie A. A Verona, come ultima, ti chiedo. C'è il dibattito, confermare o meno Mandorlini per l'anno prossimo. Tu da esterno cosa diresti? Da esterno dico che quando un allenatore vince un campionato bisogna per forza confermarlo, poi dopo non so le scelte che farà il presidente, però io lo confermerei.